Ed ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Ricordiamo il direttore di gara, il signor Jules Roland, Andeng Tonambei della sezione di Cuneo. Gli assistenti sono Carlevaris, Pierfrancesco e Ponti Giacomo, entrambi di Trieste. Buona cornice di pubblico questo pomeriggio al centro sportivo Mario Rigamonti. Sempre molto caldi i tifosi del Brescia che hanno acceso i fumogeni, naturalmente bianco-blu. E si parte. Magri. Il pallone in verticale per Hjolban che cerca l'anticipo su Vergani, poi arriva Luana Merli, pallone per Fracas che cerca di farlo girare su Ribamonti che gioca a destra. Poi Pasini, sbaglia Galbiati, il pallone, attenzione per Ledri che ha un buon controllo, Ledri in area, il cross in mezzo. Pallone che non trova maglie blu sul secondo palo. Sembra anche abbastanza chiaro il metro di arbitraggio del signor Andeng. Magri va alla conclusione con il destro, pallone facile per Shore. Una vera e propria bandiera di questa squadra, ha raccolto sostanzialmente il testimone di Melania Gabbiadini in termini di permanenza. Il calcio di punizione di Peretti, pallone alto di un soffio, al minuto 26 va vicino al Verona al gol del vantaggio. Bison, il dribbling su Viscardi, Bison, torna il pallone sul destro, Bison la traversa, non c'è fallo di Vergani. Altra versione, Vergani col sinistro, non esce Ferrari, poi il colpo di testa di Viscardi. Luana Merli, non c'è fuori gioco, Luana Merli entra in area, il pallone per Hjolman che ha il problema di girarsi, arriva Braida di gran carriera, Braida con il destro, pallone alto. Arriva il duplice fischio del signor Tonambei della sezione di Cuneo che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. E via si parte. Magri allarga per Viscardi, davanti a lei c'è Pecchini, Viscardi cerca il traversone, pallone arriva a Magri che va al tiro con il destro, la presa di Shore. Inseguita da Ledri, il pallone per Cristina Merli che evita Pecchini, Cristina Merli entra in aria, il cross che è quasi un tiro, para Shore. C'è il disturbo di Capucci, poi quello di Sardo che colpisce il pallone col braccio ma Hjolman recupera il pallone e può andare, Hjolman il tiro viene sporcato, esce sul fondo, calcio d'angolo per il Brescia. Sbaglia il controllo Peretti ma gioca da terra per Pasini, in verticale per Bison che anticipa Ferrari e Viscardi e poi Viscardi evita anche il fallo di fondo. Parte il traversone di Pasini, colpo di testa da parte di Bison, la parata in due tempi da parte di Ferrari. Parte il traversone a centro area, davanti la porta Vergani, non è riuscito a dare potenza alla conclusione. Va Braida, il cross in mezzo per Luana Merli, Luana Merli! Il vantaggio del Brescia al minuto 24! Ha segnato Luana Merli, terzo gol in campionato per lei! Cambia gioco per Hjolman, suggerimento per Fracas che porta via il pallone a Vergani, Fracas davanti a Shore, Fracas! Il raddoppio del Brescia al minuto 26! Ma adesso il Verona con Ledri, Ledri in aria, Ledri la conclusione! In due tempi Ferrari! Attenzione allo strappo di Fracas! Su di lei Meneghini, Fracas, il pallone in mezzo per Luana Merli che se la allunga con controllo. Luana Merli con sinistro, Shore male, il pallone rimane lì. Hjolman a corre Braida ma è costretto a dare indietro. Barcella col destro, pallone alto. A due avversarie, poi Peretti per Pasini. Calcio di rigore per il Verona, il fallo di Galbiati che viene anche ammonita. Minuto 34. Peretti contro Ferrari, arriva il fischio dell'arbitro, parte Peretti con il destro! L'accorcia Lellas al minuto 35, il sigillo di Rachele Peretti su rigore. Peretti che vince il duello fisico. Parte il contropiede Lellas, attenzione Sardu, Sardu entra in area, Sardu con il destro! C'è il tocco di Galbiati che salva la situazione. Spara addosso a Barcella e regala un possesso a Lellas, Ledri. In verticale il pallone per De Cao, la conclusione di De Cao, pallone che termina sul fondo. Con in otto il limite dell'area di rigore del Brescia. Parte Peretti, il pallone messo fuori da Galbiati, poi il colpo di testa di Vergani, quello di Barcella a mettere fuori. Ripamonti spara via e finisce qui!
Dopo 8 minuti di recupero finisce un infinito Brescia della Sverona. Festeggia il Brescia che conquista la prima vittoria casalinga, la seconda consecutiva di questa Serie B.